L'altro giorno sono andata a casa dei miei genitori, sono salita in mansarda e sono andata a recuperare i vecchi libri delle elementari e delle medie. Perché mi ricordavo che avevo realizzato qui i miei primi film di animazione, i miei primi cartoni animati. Infatti in ogni pagina, se vedete, è presente un omino che di volta in volta cambia di poco la posizione. Sostanzialmente ho utilizzato le pagine come frame e quindi ho realizzato così questo piccolo cartone animato. Quindi sostanzialmente ogni pagina corrisponde a un frame. Stavo familiarizzando quindi con la tecnica di animazione. Insomma, direi che per un bambino delle elementari il risultato è abbastanza soddisfacente. Ok, questo è l'unione tra macabro e divertente. Ogni volta che lo guardo mi fa troppo ridere. Alle medie poi cambio la musica perché questo libro di geometria aveva 600 pagine e quindi per me era wow, posso fare un cartone animato lunghissimo. A quel tempo andava di moda Dragon Ball, c'erano i cartoni animati Dragon Ball Z e quindi non poteva mancare la mia versione. Questo era un cartone animato che avevo iniziato però mai finito. Non so perché, ma forse non mi piaceva come l'avevo fatto. E a quel tempo andava di moda anche Holly e Benji, con i tiri di Mark Landers che sfondavano la rete. La cosa divertente di questo cartone animato è che l'ho diviso in tre parti. Quella principale, dove c'è il personaggio che appunto qui lancia il fuoco d'artificio per festeggiare, e in più la parte del portiere. Qui infatti, dopo aver subito gol incavolato, prende un coltello e si pugnala da solo. Poi da morto viene pugnalato dal suo stesso coltello. La terza parte invece è quello che fa la palla dopo che è stata calciata, qui. Rimbalza e va a distruggere poi la traversa di un'altra porta. Insomma, questi erano i miei primi cartoni animati, i miei primi film di animazione e così volevo farveli vedere. Li trovo molto simpatici e divertenti.